Ben trovati da Luca Angelini, ebbene a 20 giorni dal termine dell'inverno meteorologico che come sappiamo finisce con l'ultimo giorno di febbraio, la situazione sull'Italia è ancora questa, notiamo un paese coinvolto da temperature decisamente al di sopra della media, una caratteristica che ci ha accompagnato sin dallo scorso autunno o per meglio dire addirittura dalla scorsa estate, una situazione che sembra confermarsi anche nelle previsioni per i prossimi giorni, non solo in ambito italiano ma anche su tutto il comparto del Mediterraneo. Ma da cosa può derivare questa evidente anomalia della stagione che ci ha interessati negli ultimi mesi? Ebbene, secondo alcuni pareri, il fenomeno del Niño potrebbe avere contribuito certamente a dare questa impronta anomala alla stagione. Osservando questa carta, tuttavia, si nota che le influenze esercitate dal ciclo del Lenzo, ovvero l'alternarsi dei fenomeni El Niño e della Niña lungo l'Oceano Pacifico, si limitano alle zone dell'Oceano Indiano, dell'Oceano Pacifico, appunto, e del continente americano. In realtà, la risposta lontana a questa situazione di partenza innesca una serie di fenomeni che poi vengono anche ad interessare l'Oceano Atlantico e probabilmente anche l'Italia. È una materia ancora in fase di studio, ampiamente discussa, che non ha nulla di certo e che lavora più che altro sulla statistica. Ma in che modo potrebbe dunque incidere un fenomeno importante come quello di El Niño, soprattutto se si manifesta in maniera intensa, come lo è stato nel 2015, sul tempo di casa nostra? Se questo è l'Oceano Pacifico, notiamo la sezione verticale schematizzata, il Sud America sulla destra, l'Australia sulla sinistra, notiamo la differenza di pressione tra i due continenti, mette in moto un flusso di venti a livello equatoriale che spira dai quadranti orientali, va ad accumulare acqua a ridosso dell'Australia, quindi sull'Oceano Pacifico occidentale, crea un vuoto su quello orientale dove l'acqua viene richiamata invece dalle profondità, dagli abissi, quindi si tratta di acqua molto fredda. Quindi temperature marittime, oceaniche inferiori alla media al largo del Sud America e temperature invece più elevate al largo dell'Australia. Ora, se per un qualsiasi motivo la differenza di pressione tra i due continenti viene a mancare, anche gli alisei si indeboliscono e cessano o addirittura si invertono. In questo modo l'acqua calda che si era accumulata sull'Oceano Pacifico occidentale, non più trattenuta dal vento, inizia a scivolare con una grande onda calda verso l'Oceano Pacifico, si sposta da ovest verso est, trattasi tecnicamente di un'onda nota come onda di Kelvin equatoriale, distribuisce in sostanza acqua calda lungo tutto il Pacifico con un progressivo moto di riempimento. Ebbene, in questo modo si annulla l'anomalia fredda al largo del Sud America e le acque si scaldano al di sopra della norma, parte il fenomeno di El Niño. Ma a questo punto, se su questo settore abbiamo acque più calde della norma, abbiamo anche un'atmosfera che immagazzina più energia, energia data appunto dal calore, dall'umidità. Ma una maggiore quantità di energia disponibile in atmosfera determina una dilatazione della colonna atmosferica che va dunque ad invadere le fasce climatiche adiacenti. Grazie a questa figura possiamo notare che la fascia climatica adiacente, ovvero quella delle alte pressioni subtropicali, tende a venire spinta verso nord da questa, diciamo così, dilatazione atmosferica. A sua volta la fascia subtropicale va a sovrapporsi a quella delle medie latitudini e se il fenomeno del Niño che ha innescato questo processo è particolarmente intenso, può spingere molto verso nord questi anticicloni, fino a farli, diciamo così, agganciare dalle correnti delle medie latitudini, dalle correnti a getto, che poi, vedete, spalmano questi anticicloni lungo l'Atlantico fino all'Europa mediterranea. Ecco dunque uno dei motivi che certamente negli ultimi mesi ha contribuito a spingere più volte l'anticiclone verso l'Europa mediterranea, tale da, diciamo così, negare la stagione autunnale, ma anche quella invernale. Ora, grazie a questo grafico d'ensemble, possiamo notare che dopo il picco di El Niño avutosi a fine novembre, il fenomeno tende a stemperarsi e a rientrare. Notiamo l'onda vasta che ha abbracciato diversi mesi di sviluppo di questo fenomeno che proprio per questo motivo potrebbe avere determinato appunto l'anomalia che abbiamo descritto. Ovviamente con il rientro del fenomeno anche la stagione sull'Europa potrebbe prendere una piega più normale nel corso dei prossimi mesi e lasciando il tempo appunto 3, 4, 5 mesi affinché questa forzante vada a stemperarsi, perché tale è il tempo necessario appunto affinché tutti i processi descritti vadano a compimento.
Bene, cari amici, come avrete certamente capito, si tratta di argomenti particolarmente complessi che vedono l'integrarsi di diverse discipline, come ad esempio la fisica dell'atmosfera, la statistica. Ho cercato comunque di semplificare gli argomenti, di renderli un po' alla portata di tutti. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata. A presto, da Luca Angelini.